Infortuni sul lavoro in calo nel 2010 complessivamente dell'1,9%, mentre quelli mortali hanno registrato una discesa del meno 6,9%, 980 contro i 1053 del 2009, abbattendo così per la prima volta dal dopoguerra la soglia psicologica dei 1000 morti all'anno. Le stime preliminari sono dell'INAIL, che conferma oggi così un trend in discesa, ma la parola d'ordine dell'istituto è nessun trionfalismo, ma avanti così, come riassume il presidente dell'INAIL, Marco Sartori, visibilmente soddisfatto di quello che giudica un lavoro di squadra con sindacati e imprese.